Discord, benvenuti in questo nuovo video dove oggi abbiamo un router di casa Asus, parliamo della RT-AC87U. Guardate com'è bella, queste sono tutte le varie specifiche, qua a fianco ci sono ancora specifiche per chi vuole appunto dargli un'occhiata, ma andiamo a vedere un attimino, sempre i 3 anni di garanzia chiaramente di Asus, un po' come TP-Link. Andiamo a vedere un attimino, allora, questa è la scatola, molto bella, il prodotto è qui all'interno, lo lasciamo un attimo da parte. 3 antenne sono da 5 GHz e un'antenna da 2,4 GHz. Andiamo un attimino ad estrarle, intanto le mettiamo da parte e ve ne faccio vedere una com'è. L'attacco RP-SMA, vedete qui, e l'antenna è davvero molto molto ben fatta. Manualistica di questo RT-AC88U, tutte in diverse lingue, tra le quali anche l'italiano, come potete vedere. Andiamo a vedere l'alimentatore da parete che è posto qua di fianco, è un alimentatore con un'uscita da 19 volt e il prodotto è abbastanza esigente di corrente perché assorbe 2,37 ampere per ora. Questo è l'attacco per a chi magari potrebbe servire. Questo è il cavettino, la patch finalmente da 1 metro, quindi davvero molto agevole, davvero bello, ma credo che non ci sia null'altro da dire se non richiudere tutto ed andare a vedere il prodotto. Eccolo qua il prodotto, l'RT-AC88U. Questi sono gli ingressi per le 4 antenne, primo, secondo, terzo e quarto. Qui c'è il connettore per l'alimentatore, questo è il tasto di on off, il tasto di reset e il tasto di VPS. Questa è la prima porta 2.0 e nella parte frontale, un po' nascosta, abbiamo cosa? Abbiamo lo sportellone per la USB 3.0. Qui di fianco abbiamo il tasto per spegnere il wifi, si schiaccia e viene spento il wifi, e il led per spegnere tutti i led, quindi se avete dubbi sull'acquisto, se acquistarlo o no, per via che dovete tenerlo in camera, quindi vi danno fastidio i led, schiacciate i led si spengono, il prodotto continua a funzionare. Quale 4 porte gigabit? Ma andiamo a parlare un attimino di quello che è l'hardware, dopo vi faccio vedere, andiamo all'interno della pagina di configurazione, vi faccio vedere qualcosa che poi troverete quando andrete a smanettare all'interno del prodotto, che tra l'altro risponde all'indirizzo IP 192.168.1.1 con password admin. Andiamo a parlare un attimino di processore, la CPU principale che si occupa di gestire tutti i vari processi è una Broadcom, una 4709 dual core da 1 GHz con 256 MB di RAM in DDR3 e 128 MB la flash. Abbiamo, come vi ripeto, la tecnologia MU-MIMO. La MU-MIMO praticamente serve per dividere il carico tra i dispositivi e il prodotto, quindi rende la rete più performante, più veloce e quant'altro, però i dispositivi devono essere anch'essi dotati di MU-MIMO. Invece poi vabbè, la MIMO Technology ormai è presente in tutti i prodotti. La rete 2,4 GHz viene gestita da un Broadcom BCM4360 da 500 MHz, mentre invece la CPU che si occupa di gestire la 5 GHz è una Quantenna da 500 MHz anch'essa. Tantissime sono le funzionalità di questo prodotto, andando a vedere prima di tutto sulla scatola. Allora, intanto abbiamo a disposizione il QS adattivo, dopo andremo a vedere all'interno della pagina di configurazione cosa è praticamente. Abbiamo l'iCloud, l'Asus VRT, abbiamo il DLNA, abbiamo una copertura da fino a 465 metri quadri, questo definisce
Asus molto teorici. Abbiamo la possibilità di avere la compatibilità con Print Server, quindi se abbiamo una stampante di una stampante che non è una stampante di rete, possiamo inserirla nella porta USB e viene tranquillamente letta. Io ho una ML1660 di Samsung e viene tranquillamente letta. La Guest Network, il Parental Control, abbiamo anche la possibilità di fare VPN con anche OpenVPN, quindi possiamo collegarci direttamente a OpenVPN e avere tutti i client poi su rete VPN. Questo si poteva usare prima per esempio per guardare Netflix, ormai è uscito, quindi non abbiamo più di questi problemi, ma adesso ve l'ho detto. Qui a sinistra ancora specifiche, ma adesso andiamo a vedere all'interno della pagina di configurazione. Come prima cosa andiamo a vedere le modalità di funzionamento, perché abbiamo la modalità router, che è quella predefinita, la modalità checkpoint e la modalità bridge. Allora, la modalità router, praticamente, per farvela breve, lui acquisisce un indirizzo IP dal vostro modem router e rilascia sotto una classe diversa. Quindi se il vostro modem router è 192.168.0.1, questo farà da 1.2 fino a 254. Vabbè, comunque poi farò un video, magari nella prossima settimana, dove spiegherò la differenza tra modem router, router e access point. Poi c'è la modalità appunto access point e la modalità media bridge. Se mettete in modalità access point, si disattivano tutta una serie di funzionalità per ovvi motivi, come per esempio la VPN, il firewall, oppure l'iCloud, l'applicazione USB, QS adattivo, Ray Protection e quant'altro. Allora, innanzitutto qui abbiamo tutte le varie informazioni di sistema, quindi potete andare a modificare l'utente password per l'accesso al modem router, l'aggiornamento firmware che è sempre pronto, Asus aggiorna parecchio, anche se ho notato qualche problemino sulle applicazioni anche Android eccetera, vabbè, dopo ne parleremo. Impostazioni, qui potete ripristinare le configurazioni, salvarle, ripristinarle, le configurazioni praticamente del router. Andiamo a vedere un attimino la wireless. La wireless abbiamo funzioni sia da 2,4 GHz che da 5, abbiamo l'ottimizzazione per Xbox, la protezione BG, abbiamo la possibilità di cambiare i canali Wi-Fi, la password, e questo anche per la 5 GHz, si seleziona qua, si va nella rete 5 GHz. Abbiamo anche il VPS, la modalità WDS per collegare per esempio più router in Wi-Fi, non usatela perché è un bagno di sangue, io vi ho avvisato. Il filtro MAC per fare il filtraggio dei MAC address, qui si mette sì, si mette accetta e tutti i MAC address che inserite sotto vengono accettati. E quindi quelli che non vengono inseriti sotto vengono automaticamente droppati, quindi esclusi. Se invece fate rifiuta è il contrario, tutti quelli sotto vengono rifiutati e quelli non iscritti, non istituiti nella tabella vengono accettati. Un consiglio: se dovete fare filtro MAC address, qui si mette accetta e si mettono sotto i filtri MAC address. Professionale, qua abbiamo la possibilità di spegnere il wifi in determinati orari, addirittura anche sabato e domenica abbiamo una gestione differenziata. E poi abbiamo l'isolamento API, per esempio, una funzione abbastanza carina che ormai hanno tutti. Se si mette sì, chi si connette alla rete Wi-Fi non ha modo di vedere ciò che è la rete, tipo DLNA o NAS, condivisioni di cartelle e quant'altro. Abbiamo anche l'IGMP snooping, l'intervallo DTM, insomma tantissime, e per esempio vedete anche il beamforming, che è una tecnologia che praticamente rindirizza il flusso di Wi-Fi verso il client che è appunto necessita maggior throughput. La regolazione anche della potenza, questa è una funzione molto carina perché permette di diminuire la potenza del Wi-Fi. Ad esempio, se avete una casa magari piuttosto piccola, non avete voglia che il Wi-Fi arrivi fino a 100 metri, anche perché il Wi-Fi non è sicuramente salutare, potete abbassare la potenza e quindi per quelli diciamo un po' più green è una funzione carina. Qua nella parte LAN abbiamo il server DHCP, potete settare un pool, avete la possibilità di inserire anche dei DNS oppure fare delle riserve di MAC address. Questa è una funzione carina perché ha un detto indirizzo MAC address, anche se ha l'indirizzo IP
acquisito in maniera automatica, voi potete comunicare al router di acquisirli, cioè di dargli sempre lo stesso indirizzo IP. Quindi al posto che nel Samsung Galaxy S6, nel PC del figlio, nella PS4, fondamentale, mettere per esempio un indirizzo IP statico, avete la possibilità di dire: guarda che a quel MAC address, indirizzo fisico della PS4, dagli sempre questo indirizzo IP. Questo si fa su PS4, di solito sulle telecamere, DVR e quant'altro. Il router è già predisposto di tecnologia IPv6. Andiamo nella parte VPN. Carina perché abbiamo la possibilità sia di creare un server VPN, carino, che anche con OpenVPN, quindi basta che mettete le vostre credenziali e vi collegherete a OpenVPN. Oppure avete un VPN client, vi collegate al vostro server anche per esempio OpenVPN. Questo serviva per bypassare il problema di Netflix quando ancora neanche un mese fa non era disponibile nel nostro paese. Io in realtà utilizzavo un tunnelino IPv6 fatto dal mio Flixbox, sapete, il mio router che utilizzo sempre. Ma passiamo alla parte firewall. La parte firewall, potete filtrare l'URL, potete filtrare le parole chiave e quant'altro. Nella parte amministratore abbiamo la possibilità, appunto, come vi dicevo prima, di decidere le tre modalità, l'aggiornamento firmware, che come al solito Asus è sempre pronta ad aggiornare. Qui abbiamo ripristina le configurazioni, la modalità operativa ve l'ho già detto, il sistema, qui potete modificare nome utente, password per accedere al modem router, oppure avete anche la possibilità di accedervi in SSH per i più smanettoni. Due tipi di QS. Abbiamo il QS adattivo, che garantisce la larghezza di banda in entrata e in uscita su entrambe le connessioni cablate wireless per le applicazioni priorità e task predefiniti. Ok, oppure il QS tradizionale. Allora, se attiviamo Smart QS, dobbiamo dare una larghezza di banda da garantire. Ok? Quindi tutti i dispositivi avranno tot banda. QS tradizionale garantisce la larghezza di banda in entrata e in uscita su entrambe le connessioni che vanno per le applicazioni prioritarie task tramite parametri predefiniti dall'utente. Invece il QS adattivo è sostanzialmente un QS creato ad hoc su regole, diciamo generiche per tutti gli utenti. Ok? Cronologia web. Quindi questo per esempio va bene nel momento in cui magari hai collegato una PS4 e avete bisogno di più banda. Abbiamo anche l'iCloud con una serie di applicazioni che sono disponibili sia su ambiente iOS che Android. Per quanto riguarda le applicazioni USB, abbiamo per esempio la possibilità di collegare una stampante che non è di rete, la collegate in USB e viene tranquillamente letta. Time Machine, Download Master permette di scaricare i file direttamente da router sulla chiavetta, quindi senza tenere il PC acceso, e poi avete la possibilità dell'UPnP, l'FTP, l'UPnP però qua si intende UPnP AV, l'FTP, iTunes e quant'altro. Va bene ragazzi, siamo passati alla conclusione di questo video. Intanto vedete che ho montato le antenne, guardate come sono veramente belle, sono 4 antenne, 600 la velocità in megabit per quanto riguarda la rete 2,4 GHz e 1734 per quanto riguarda la rete da 5 GHz. L'ho utilizzato da circa un bel mesetto abbondante. Cosa vi posso dire riguardo a questo router? Allora, c'è da dire che la copertura data da Asus, ovvero parlava di 465 metri quadrati, insomma è una copertura molto teorica. Le velocità ci sono, se avete dei NAS, quindi fate backup con iPhone e quant'altro, sicuramente avere velocità così elevate è sempre un'ottima cosa. Parlando di copertura, allora, io ho provato moltissimi router TP-Link, ho provato tantissimi, ho provato in realtà due Flixbox. Tra l'altro sapete che io a casa mia utilizzo il Flixbox 7490, ce l'ho fedelmente operativo da più di un anno. Allora, che dire, la copertura è sicuramente migliore perché le antenne comunque sono molto performanti. E devo dire che in alcuni punti dove prima
diciamo col Flixbox arrivavo intorno a una tacca scarsa, con questo prodotto riesco ad arrivare tranquillamente a due tacche. In realtà avere molte antenne non significa avere una copertura maggiore, perché voi lo sapete, in Italia il massimo erogabile per quanto riguarda i dispositivi modem, router, router access point, insomma nell'ambito del networking, è 100 milliwatt all'antenna. Quindi è chiaro che se non aumento la potenza, aumento il guadagno, sì, ho un polino di copertura in più, ma in realtà aumento l'affidabilità della rete, non aumento la copertura. Con questo prodotto in realtà un po' viene aumentata, grazie anche forse al beamforming, che quindi indirizza il traffico wireless verso il client che richiede maggior throughput, quindi questo fa sì che viene reindirizzato il fascio di wifi appunto verso il dispositivo che ne richiede maggiormente. Quindi in teoria beamforming, MU-MIMO, le quattro antenne fanno in generale un compromesso di questo prodotto. Chiaro, il prezzo non va incontro sicuramente all'utente finale, ovvero voi, perché io non l'ho acquistato, me l'hanno dato in prova. 200 euro su Amazon non sono, almeno il prezzo di Amazon, 200 euro sicuramente non è un prezzo conveniente. Acquistarlo o non acquistarlo? Questo dipende tanto dalle vostre esigenze. Io non posso dirvi, certo, non acquistatelo, perché sarebbe controproducente per me, per il mio canale YouTube e quant'altro. Però se voi mi doveste chiedere Alessandro, acquisteresti mai l'Asus RTC 87EU? La risposta mia sarebbe no. Quindi per questo video è tutto, io vi ringrazio, vi ricordo di mettere un like a questo video, come anche a tutti i miei video, vi ricordo di iscrivervi al canale e grazie, al prossimo video. Ciao da Alessandro Tech World.